Ornella Cerroni sta per partire la stagione 2021-22 nella sua scuola di danza e non solo. È insomma un appuntamento importante perché è la seconda riapertura dell'era Covid-19. Che cosa c'è da dire a chi già conosce questa realtà e a chi magari si avvicina per la prima volta? Sì, riapriamo da domani, quindi siamo proprio arrivati. E l'entusiasmo non ci manca, la speranza di riuscire a fare l'intero anno neanche. Certo non è facile, ci sono sempre più paletti, ma abbiamo bisogno di sperare di andare avanti in serenità anche quest'anno. E i bambini, i ragazzi sono entusiasti, hanno voglia di riprendere questa attività interrotta più volte e più volte ripresa. E quindi siamo speranzosi di farcela anche quest'anno. Le attività sono tante, abbiamo nuove attività in programmazione e le vecchie che riprendono senz'altro con lo stesso ritmo, quindi la danza classica, la danza moderna, contemporanea e pop, di cui la scuola ha molteplici corsi. E poi abbiamo una novità, quest'anno vogliamo introdurre dei corsi di musical per bambini, quindi saranno dei pacchetti dove gli allievi dagli 8 anni diciamo ai 13 anni potranno fare lezioni di canto, recitazione e danza, però finalizzati al musical. Quindi gli insegnanti preposti di queste discipline sono entusiasti e sono pronti a dare e passare le loro conoscenze ai bambini che si vorranno approcciare a questa nuova attività. Per il resto apriamo in sicurezza perché i protocolli ormai li conosciamo a memoria e abbiamo anche l'idea di aprire e di fare un ulteriore salto di qualità per quanto riguarda la ginnastica ritmica. Quindi l'étoile a cui rientra in Federazione Ginnastica d'Italia. E siamo pronti per dare ai bambini e ai ragazzi che si vogliono approcciare alla ginnastica, che abbiamo visto quanto ha avuto successo nelle Olimpiadi di Tokyo, e con un personale altamente qualificato, quindi con un'allenatrice di Serie A che sarà lei ad allenare e a portare oltre queste ragazze e queste bambine, insieme allo staff di allenatrici che già conosciamo e che da anni seguono la ritmica l'étoile, per poter provare ad alzare l'asticella anche in questa disciplina. Quindi le iscrizioni aperte da domani 1 settembre, c'è una palestra di, ricordiamo anche l'indirizzo perché magari qualcuno potrebbe sfuggire. Da domani 1 settembre, iscrizioni aperte. Sì, qui all'Art Nouveau, sempre in via Rocco Carabba numero 13, apriamo le iscrizioni e i corsi invece inizieranno dal 15 di settembre. Erika Bromo, allora comincia una nuova esperienza per lei, giovanissima però, tra qualche giorno si comincia ad insegnare più piccoli. Sì, io ho praticato ginnastica ritmica per molti anni in una società molto importante. Ho cavalcato pedane molto importanti facendo la Serie A e gare internazionali, e quindi adesso mi sono tornata in città e voglio trasferire la mia esperienza a bambine e ragazze che si approcceranno a questo sport per la prima volta. Quanto è importante per lei affrontare un'esperienza del genere? Cioè, giovanissima, però comunque con un passato di grande livello alle spalle, tuffarsi in un'avventura simile, che sensazioni prova anche? Molto bello, ho accettato con grande gioia l'invito di Ornella qui a venire ad allenare qui in questa società, che per me è una delle migliori in questa città, e sono contentissima. Cosa si aspetta da quelli più piccoli? Anche lei è stata bambina, e cosa pensa di trovare, no, di fronte quando andrà ad insegnare a chi è? Sicuramente bambine che avranno voglia di fare e avranno voglia di salire di livello, di alzare l'asticella. Che cosa le ha lasciato questa disciplina? Sicuramente ha formato molto il mio carattere e mi ha lasciato molta grinta
nella vita di tutti i giorni e mi ha insegnato la costanza e che nelle cose che si fanno ci vuole sempre la passione.